Ich bin am Brenner, an der Grenze. Hier im Norden beginnt meine Reise durch Italien. Am Zoll zeige ich meinen italienischen Pass. Ich bin Italiener, aber ich habe nie in Italien gelebt. Italien ist Vatersland. Es ist der 1. November, Allerheiligen, Ogni Santi. Comunque, 200 metri dopo lì la dogana, vado su a destra. Cappa, dopo non so se la terza o la quarta, tu la destra, non mi ricordo. I signori politici nostri non ci hanno mai detto e mai fatto un resoconto dei famosi miliardi che erano distanziati per il famoso sud e per le famose gente della modale che fine hanno fatto. Ho vissuto il 68 e allora bisognava stare o a destra o a sinistra. Io scelsi di stare a destra. Ho vissuto una lunghissima crisi di anni e anni. Dominarlo, cioè quando si dà a me, la cosa che mi piace di più del cavallo è quando lo dallo stato brado lo voglio domare. È una cosa favorosa. Wieder in den Bergen, in der Basilikata. Napoli scheint weit weg. Hier scheint alles weit weg. A nome mio personale, quale vicepresidente vostro concittadino, esprimo il saluto commosso alle spoglie del caporal maggiore Nicola Tito, che immolò eroicamente sui campi di battaglia della Russia la sua giovinezza. Alle sue spoglie, restituite dopo oltre 50 anni dal tragico evento, esprimiamo il nostro affetto. Me voglio andare, voglio emigrare. Perché non c'è niente? Tutta la stessa cosa. Tutta la stessa cosa. Passi da un bar all'altro. Ma non è che, pure che ci sta un divertimento, no, pure che ci sta un lavoro, non ci sta un divertimento. Speriamo che mi fanno il permesso, ma a marzo. Così andiamo in Svizzera. Andiamo a lavorare, guadagniamo un bello poco di soldi. No. Si guadagna bene in Svizzera, vero? La mia regione è la Basilicata. È situata al sud dell'Italia, confina con la Campania, la Calabria e la Puglia. È bagnata dal Mar Tirreno a sinistra e a destra dal Mar Ionio. L'educazione è la base di tutto. Se a scuola mi si insegna questo, tutto sarà distrutto. È bastato un motorino per contentare il bambino. Con la macchina, la moto, un par di guanti, ci hanno drogato tutti quanti. Qui nulla è risorto, anche quel po' che c'era è ormai morto. È diventato un paese di pensionati e invalidi civili. Poche mucche mangiano nei fienili. Der 12. Januar. Das Dorf heißt Calvello. Ho nostalgia di Napoli, di Piazza Dante e di Enzo e Luigi. Io l'ho portato molto a fare la parrucchiera.
Mamma dice, volevo studiare. No, no, no. E dove ti mando? Una ragazza la mando fuori a studiare. Finisce la terza media, ho fatto la terza media. Immediatamente ti dicono, vai a ricamarti il lenzuolo dalle suore. Ti mettono subito il matrimonio come si deve, sei obbligata a sposarti. Vai a ricamare, ti devi ricamare, adesso ti fanno capire che ti devi sposare. Vabbè, allora queste sono le cose che noi non eravamo portate, ma siamo state imbucate da loro e sono cose sbagliate. Il professore mi diceva, alla terza media a quei tempi, dice guarda, tua figlia è molto portata, sa molto scrivere, è molto portata a farla studiare, dice no, e dove la mando? Ehi, non è cosa, vabbè, non è possibile che devo uscire perché si spendevano soldi e poi ti dovevano mandare fuori, e fuori non era cosa perché avevano paura che tu facevi, commettevi qualcosa. E dice, ma vabbè, allora sai che facciamo? Fammi la parrocchia, facciamo la parrocchiera. No, no, e chi ti deve imparare? Pronto? Ma l'Italia è una bella nazione, però non dà lavoro ai giovani, specialmente ai giovani diplomati. Non c'è spazio. C'è gente che tiene 2 o 3 stipendi e gente che è disoccupata. Perché mi avete cercato? Io devo fare la volontà del padre mio. La volontà del padre mio è questa. Noi dobbiamo andare a scuola, fare il nostro dovere, vivere da bambini cristiani, partecipare all'incontro catechistico del sabato, venire a messa la domenica, che domenica ce n'erano 3. Adesso in settembre ho avuto un trasferimento. Via Carvello. E mi hanno detto vai, però... Una scelta noi difficile che possiamo fare. Abbiamo un voto di obbedienza e quindi quando dicono beh, tu adesso basta lì, riportati là e dobbiamo essere leali con quello che abbiamo promesso a Dio. E ho passato i primi mesi, guarda, che non volevo vedere in faccia le persone. E sì che io ero un tipo anche, mi piaceva anche stare con la gente, ridere parecchio. Invece qua mi è venuto proprio come una... Sono sentita una cappa addosso di chi qua non mi sente di fare la missionaria. Sono molto indecisa su che cosa fare, sul futuro, ma proprio futuro prossimo. Non sono soddisfatta assolutamente. Mi sento piena di energia, però non trovo dove impegnarla. Non so dove incanalarla questa forza, questa voglia di vivere. Cioè penso che la vita si possa cambiare, cioè io posso cambiare questo stato di cose, però mi manca quell'input, quella spinta che arriverà prima o poi. Arriverà sicuramente. Quattro gatti ci si odia a morte, specie se si confina con un orto. Per anni ed anni non ci si guarda nemmeno e dentro di noi si forma un veleno. I pini che ci guardano come soldati, non c'è più bisogno, non ci siamo addormentati. O come si dorme bene in santa pace, non c'è più frastuono, tutto tacito. Ich blicke voller Neid auf die Menschen in diesem kargen Tal. Ob sie weggehen oder bleiben,
Sie wissen, woher sie stammen. Ich bin wie die Katze auf dem Sims. Ich schaue hinaus, ich schaue hinein. Io me ne aggiaira qua. Il calvello, E gli farò vedere la vita che cos'è a quella figliola. E poi la farò volare, una volta che è matura, la farò volare. Però hanno aspettato un anno e io questa stasera già girito. Tu aspetta un altro anno. Uccellino, nella vita esce dal nido, poi si allunga verso il ramo e vola. Qui invece, come esce dal nido, lo ritirano dietro. Ma io penso che sono nato nel vuoto. Comunque io sono saltato dal nido, dal ramo. Bello volare. Der Winter verzieht sich. Und irgendwo auf dieser Welt werden sich noch andere erinnern an ihre Tante Rosetta und an die Schulferien in Mr. Bianco, der Stadt unter dem Vulkan, der nie ausbricht, aber ständig tobt, wie ein Hund, der bellt, aber nicht beißt. Der Bürgermeister putzt die Straßen. Der amerikanische Prediger predigt, Signorina Falasanta liebt Alfred Mausberger und wird ihn bald heiraten. Und ich? Ich nehme ein Flugzeug zurück in die Schweiz. Und der Himmel wird so tief hängen, dass ich ihn mit dem Finger berühren kann. Und meine Sehnsucht, sie wird wohl bleiben. Sie hat keinen Ort. La Piana, assente Rotella, Costanza, Battiato, Bruno, assente, presente, presente, Di Guardo, Calderone, Guarnaccia, D'Antone, Luca, La Piana,